i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco, day by day, sabato 5 agosto 2023. Buongiorno a tutti, oggi ci sono un po' di cose da dire, tante cose che sono anche emerse durante la serata di ieri, di venerdì. Un po' perché è stata una giornata abbastanza lunga, il Consiglio federale si è protratto fino a pomeriggio inoltrato, iniziato alle 11.30, si è andato a concludere intorno alle 15 più o meno. Cosa è successo durante il Consiglio federale? Pochino, in realtà, pochino, ci aspettavamo qualcosa di più, a essere sinceri. Ieri vi avevamo descritto tre possibilità e alla fine si è andati con la via media. Non è stato toccato l'organico, quindi il Lecco è rimasto il Lecco, non è diventata una Y, e la Regina è rimasta una X, o il Brescia è rimasto una X. Si attenderà, vediamo un po' cosa potrebbe andare a succedere. Su questo fronte, allora, cosa andiamo a riportare? Andiamo a riportare qualche sensazione, qualche lettura, se vogliamo anche qualche fuga in avanti. La Serie B, questo lo racconta Gianluca Di Marzio, la Serie B che è destinata a partire il 19 agosto. Questa è la volontà della Lega per blindare il format delle 20 squadre. Punto e sto. È stato ribadito, la Serie B si è costituita al TAR del Lazio, Pro Lecco contro la Regina, proprio per anche far capire ai giudici quali sono le volontà degli altri 18 club, oggi 19, perché Lecco è stato rimesso in Serie B a tutti gli effetti ed è una cosa fondamentale anche per programmare, e su questo ci torniamo, avete letto il titolo, lo so, ci arriviamo subito. Oggi giocherebbero Lecco come 19esima, Brescia come 20esima, appunto perché Lecco è la 19esima squadra della Serie B, il Brescia è una X oggi perché c'è ancora il Consiglio di Stato. La FIGC ha proseguito il proprio percorso sulla strada tracciata già da tempo, ovvero aspettare il 29 agosto per definire l'organico della Serie B, il che vuol dire che per la Lega c'è la necessità di fare qualche passaggio e decidere. Fondamentalmente è la prima entità che si trova a decidere qualcosa dal 7 luglio a oggi a livello di leghe e federazioni. Ma sicuro il 19 il Brescia non ci sarà. Il Lecco è un po' una grana perché oggi è in Serie B ma non è arrivato all'ultimo grado di giudizio. Appunto, andando a leggere questo articolo, cos'è che si dice? È qualcosa che vi abbiamo detto anche noi, fondamentale leggere quelle che saranno le motivazioni del TAR, il perché Arzillo ha optato per l'accoglimento del ricorso. Tra l'altro, vincere al TAR è un argomento importante perché pochi ricorsi vengono accolti, i motivi un po' ve li abbiamo descritti anche proprio con Arzillo, che è stato anche abbastanza rude con la federazione, andando a dirgli: ma voi 9 giorni di proroga dovevate dargli in automatico, cioè non c'era neanche da pensarci. Quello che abbiamo sempre detto noi, tra l'altro, siamo contenti di aver trovato la sponda involontaria del giudice, del presidente della sezione prima terza. Ecco, secondo questo articolo, se la motivazioni della vittoria del ricorso dell'Ecco saranno schiaccianti, spesso si dice blindate, allora l'Ecco partirà regolarmente il 19, altrimenti rimarrà la Y nel calendario, sarà rinviata la sfida di campionato fino al Consiglio di Stato, che come vi dicevo probabilmente difficilmente verrà anticipato rispetto alla data del 29. Le motivazioni in questo caso però dovrebbero arrivare presto, perché altrimenti arriverebbero probabilmente il 12, effettivamente troppo tardi per pensare di poter partire solo 7 giorni dopo, insomma diventa difficile. Se invece venissero pubblicate già lunedì 7, martedì la Lega di Serie B potrebbe procedere. Comunque martedì la Lega andrà a definire il calendario, palinsesto. Anticipo sarà probabilmente Bari-Palermo, 40.000 persone, più o meno, insomma Bari non si fa fatica a raggiungere grandi numeri e via dicendo. Capire se ci sarà il Lecco impegnato a Pisa. È una possibilità che si giochi il 19, e se no vi abbiamo detto, occhio a dire che il Lecco il 19 non gioca.
giocherà. Dipende dalle motivazioni e anche, insomma, quello che leggiamo va incontro a questa teoria, perché oggi l'Ecco è nell'organico, punto. Cioè, da ieri, dall'altro ieri, da quando c'è stata la sentenza del TAR, l'Ecco è ritornato al suo posto, da dove meno male neanche si è mai mosso. È stato un pro tempore la questione del collegio di garanzia. Dipenderà appunto dalle motivazioni. Motivazioni, così come erano state importanti in sede del collegio di garanzia dello sport, anche in questo caso saranno veramente importanti. Se non ci saranno particolari scappatoie possibili per il Perugia, allora la Lega di Serie B si attribuirà il rischio di avere una sentenza potenzialmente avversa al Consiglio di Stato il 29 e manderà l'Ecco in campo all'Arena Garibaldi. Non resta che attendere, di fatto, non resta che attendere sotto questo aspetto. Questo è argomento 1, importante, chiaramente. Consiglio di Stato avete letto, scusate, Consiglio federale avete letto, appunto, non ha deciso alcunché, cose varie sulla Serie C più che altro. L'Atalanta Under 23 è stata ammessa al posto del Siena, che andrà a ricorso al TAR il 23 settembre col Foggia, ma lì si andrà chiaramente per questioni di risarcimento danni. Difficile, perché il Siena è stato ampiamente inadempiente nella presentazione della documentazione. Il Foggia vuol far valere qualcosa che non esiste, che è stato anzi smontato ampiamente proprio dallo stesso TAR 2 giorni fa. Quindi difficile che vadano a segno questi ricorsi, ma aspettiamo il 23 settembre con calma e saremo sicuramente già in campo. Da qualche parte saremo in campo. Speriamo ovviamente di essere in Serie B, perché la prospettiva è quella di andare in Serie D, dove andrà molto probabilmente anche la Regina. E invece per il discorso Brescia, difficilmente comunque, anche con le motivazioni in mano, si andrà a operare l'integrazione dell'organico, anche perché c'è un discorso molto semplice. La prossima riunione del Consiglio federale si terrà il 30 di agosto. Fino ad allora l'organico della Serie B non verrà integrato, non verrà completato con la 20ª squadra. Quindi passa la linea di Balata. Balata vince in questo senso. Vince perché riesce a mantenere il format delle 20, riesce a avere l'Ecco, che ha comunque difeso pubblicamente, le sue società l'hanno difeso, e poi aspetta di vedere se avrà il Brescia e basta. Potrebbe veramente vincere su tutta la linea Balata. Con lui Gravina, tra l'altro, due ci dicono essere in ottimi rapporti, quindi anche per Gravina sarebbe una bella boccata d'ossigeno in un momento molto difficile sul campo, e soprattutto con le eliminazioni cocenti delle ultime settimane, l'Europeo Under 21, la nazionale maggiore femminile, per fortuna ha avuto Under 20 e Under 19 che gli hanno dato soddisfazione. Discorso 2 è tecnico. Se ne era iniziato a parlare già l'altro ieri, dopo la sentenza del TAR. Il chiacchiericcio c'era, ha preso corpo, ma è stato tutto molto veloce. Parlo di Domenico Fracchiolla, ripeto, come avete letto nel titolo. Ovviamente a tanti di voi nemmeno lo devo presentare, è stato direttore sportivo Blu Celeste con D'Agostino. Prima era stato consulente nella stagione 2019-2020, arrivato a gennaio, quando era di ritorno dall'esperienza in Romania con l'Hermannstadt. È arrivato l'Ecco, poi è stato nominato direttore sportivo al termine di quella stagione penalizzata dal Covid, che comunque ha consegnato la salvezza. Stagione 2021 positiva nel complesso, anche se è rimasto un po' l'amarezza, perché forse già quell'anno si poteva pensare di dare l'assalto alla Serie B, solo per il fatto di aver dato 7 gol in 2 partite a chi poi ha vinto il campionato nei 2 derby dell'Ario. Da tutta l'idea di essere stata in quell'occasione un'occasione sprecata, però ci siamo rifatti quest'anno, dai, tutto è bene ciò che finisce bene. Però un po' di amarezza so che a tanti di voi, comunque in tante persone della piazza, è rimasta. Poi stagione 21-22 più difficile per Fracchiolla, che ha avuto degli scontri palesi con Di Nuno, pubblici, prima Zironelli, partito benissimo, poi si è un po' perso per strada, non l'hanno aiutato sopra a rimanere concentrato e a trasmettere le sue idee, che erano interessanti, alla squadra,
e poi l'arrivo di De Paola. Poi al termine di quella stagione, chiusa malamente i playoff per il secondo anno di fila, rescissione arrivata il 2 maggio 2022 per entrambi, per De Paola e Fracchiolla, poi 10 giorni dopo la scelta ufficializzata di tornare alla Virtus Francavilla, lì dove aveva iniziato il suo percorso da dirigente in Serie C come direttore generale. Adesso torna, probabilmente torna. Tra l'altro l'accordo potrebbe arrivare a ore di fatto, perché sappiamo che è arrivata la decisione di rescindere consensualmente con la Virtus Francavilla. C'è da dire che veramente l'accelerata è stata improvvisa, è stata proprio di questi ultimi giorni, post sentenza del TAR. Avevamo intuito qualcosa, insomma, parlando anche con la proprietà, abbiamo visto, insomma, tutti abbastanza provati, e comunque il lavoro del direttore sportivo pesante, mille chiamate, via dicendo, e c'è comunque anche un'attività imprenditoriale da mandare avanti. Quindi da lì la scelta di far fare un passo indietro di fatto al patron Paolo Leonardo Di Nunno, che appunto era stato lui a decidere di chiudere il Fracchiolla 1 al termine della stagione 21-22 per incompatibilità, per screzie, via dicendo, e quindi adesso è stato sempre lui ad accogliere anche la richiesta di riportarlo a casa. Qualche contatto positivo che appunto c'è stato questi giorni, Fracchiolla si è visto anche a Lecco in occasione delle sessioni di calciomercato, ne ha approfittato per venire a salutare qualche vecchio amico, era anche qui presente per la finale col Foggia, e quindi alla fine si materializza questo ritorno in una categoria superiore. Sarà interessante anche vedere la convivenza con Foschi, sarà interessante perché andiamo a inserire due persone che sono molto ben volute dalla piazza, perché hanno portato credibilità e risultati, chi da allenatore, chi da direttore in precedenza. La squadra che ha avuto in mano mister Luciano Foschi, e con lui anche Andrea Malgrati, perché sappiamo avere una grande incidenza sulle scelte tecnico-tattiche, è comunque ancora parzialmente figlia del lavoro di Fracchiolla, che è stato un po' portato avanti dall'ex collaboratore, poi diventato consulente, collaboratore tecnico blu celeste per un breve periodo dell'anno scorso. Parliamo di Davide Tessar, che è un allievo di Fracchiolla, ha sicuramente la paternità di Melgrati, Zuccon e di qualche altro giocatore comunque consigliato, è arrivato strada facendo. E quindi vediamo se si va veramente a concretizzare questa cosa. Io penso di sì. Quella del direttore sportivo era una richiesta diretta di mister Luciano Foschi, e allora non c'era la possibilità di arrivare al ritorno di Fracchiolla, va detto, anche se comunque qualche contatto c'era stato, ma proprio a livello di neanche pur parler, era quasi semplici complimenti per il campionato vinto. E ripeto, è qualcosa che è maturato veramente molto 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 velocemente, che sta maturando molto molto velocemente, perché la firma sul contratto non è ancora arrivata, la certezza ad oggi è che Fracchiolla ha virtualmente chiuso il suo rapporto con la Virtus Francavilla per provare ad abbracciare ufficialmente questa nuova vecchia avventura. Se sarà così lo scopriremo oggi. Non credo onestamente che ci possano essere accordi rimangiati all'ultimo. Di Nunno non è questo tipo di persona, se dice vieni e firma, vai e firma. Quindi questo ci attendiamo dalla giornata odierna, magari per l'annuncio ci vorrà un momentino in più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, per come la vediamo noi, imprinting forte sul mercato. Cortinovis è un giocatore virtualmente dell'Ecco già da tempo, ma anche Caporale probabilmente arriverà da Francavilla, perché comunque era un elemento già fortemente cercato dall'Ecco nelle scorse settimane. Vedremo se potrà tornare in auge qualche altro elemento. So che su Crociata l'Ecco ha fatto più di un pensiero nei giorni pre-TAR, e quindi potrebbe anche effettivamente materializzarsi questo arrivo. D'altro, Crociata, giocatore che a Cittadella ha fatto molto bene nella seconda parte dello scorso campionato, quindi potrebbe essere un giocatore interessante. Poi io credo che a una punta centrale si proverà ad arrivare, perché comunque ok, è un Bertusepi, però comunque qualcosa di importante là si vorrà fare. Bisognerà anche mettersi nell'ottica di dover fare il grande investimento, come era stato fatto su Eusepi l'anno scorso. Questo nulla toglie l'anno di stop al valore di un giocatore assolutamente strepitoso, che tra l'altro l'Ecco era partito molto forte
C'è un'ultima cosa, un'ultima notizia che vi do così, perché se ne parlava già quando Lecco era in ritiro, ci sono stati dei contatti già allora con Foschi, col sindaco Chiara Narciso. Parliamo di Oggiono, centro sportivo dei Coubertin, che è chiuso da tempo. Il Lecco ha bisogno di una casa stabile dove potersi andare ad allenare, parlando di fondo in erba sintetica, di erba naturale e non sintetica, una casa stabile dove andarsi a allenare quando deve appunto andare a affrontare le squadre in trasferta, quasi tutte, la gran parte, e pare proprio che il De Coubertin possa essere una scelta importante. Era stata valutata la possibilità di andarci a allenare anche adesso con i lavori in corso, ma in realtà poi il Lecco sta convivendo col cantiere che lo circonda, sta convivendo bene, che comunque negli spogliatoi sono state cambiate le docce, via dicendo. Vedremo se si cambieranno altre parti delle strutture, niente di così invasivo in ogni caso. E comunque ecco che appunto Lecco e Oggiono potrebbero essere molto più vicini di quanto si pensa. Tra l'altro sarebbe una buona cosa, perché per una volta ogni tanto si potrebbero andare a vedere gli allenamenti a porta aperta. Ecco quindi riassunto del podcast odierno: calendario di Serie B che potrebbe avvicinare il Lecco alla partenza regolare il 19 agosto, dipenderà dalle motivazioni, che potrebbero arrivare in anticipo lunedì, in tal caso martedì potremmo avere il via libera. Fracchiolla vicino, molto vicino al ritorno in blu celeste, oggi l'incontro decisivo per arrivare alla firma con il patron Paolo Leonardo Di Nunno. C, il Lecco che appunto durante la stagione potrebbe andare a traslocare sul campo del centro sportivo De Coubertin di Oggiono. Buona giornata a tutti, buon fine settimana a tutti, forza Lecco.